Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il burro fatto in casa. Facendolo vi accorgerete che è facilissimo da fare e noi vi assicuriamo che non andrete più a comprarlo al supermercato. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 1 litro di panna fresca intera di alta qualità e 2 g di sale. Abbiamo preso una ciotola bella capiente, ci abbiamo messo dentro la panna e il sale e ora iniziamo a montare per bene il tutto aiutandoci con le fruste elettriche. Dopo 30 secondi abbiamo aggiunto della pellicola alimentare trasparente perché inizierà a schizzare. Ora continuiamo a montare per un altro minuto. Ecco come si presenta il nostro composto dopo altri 2 minuti. Ora dobbiamo continuare a montare la nostra panna finché non impazzirà. Ecco come si presenta la nostra panna dopo 5 minuti di lavorazione. La dobbiamo continuare a montare finché non impazzirà del tutto. Guardate cos'è successo dopo altri 7-8 minuti. Come potete vedere, la nostra panna si è divisa in due parti. Una parte grassa che è il burro e una parte liquida che è il latticello. Un liquido che potete utilizzare per fare anche dei dolci. Ora raccogliamo tutta la parte grassa formando una massa e poi la trasferiamo in una ciotola. Alla nostra ciotola con il burro abbiamo aggiunto dell'acqua ghiacciata, dei cubetti di ghiaccio e ora andiamo ad aggiungere anche un pochino di acqua normale. Poi dobbiamo strizzare continuamente il nostro burro perché lo dobbiamo lavare. Infatti l'acqua sta diventando biancastra. Ora lavoriamo con le mani e strizziamo per bene il nostro burro. Ora abbiamo cambiato l'acqua al nostro burro. Facciamo lo stesso procedimento di prima. Mi raccomando, tutta l'acqua deve essere freddissima. Abbiamo tolto di nuovo l'acqua e ora andiamo a schiacciare il nostro burro verso le pareti della ciotola in modo da togliere tutta l'acqua. Abbiamo preso il nostro burro e l'abbiamo messo in un foglio di carta da forno. Ora gli diamo una forma rettangolare, sempre aiutandoci con la carta da forno. Poi lo mettiamo un'ora in frigo. Ora travasiamo il nostro latticello in una ciotola pulita. Poi la copriamo con la pellicola alimentare trasparente. Se non ci serve subito, possiamo mettere il nostro latticello in un contenitore con chiusura ermetica e lo possiamo lasciare in frigo perché dura fino a 4 giorni. Dopo un'ora tiriamo fuori dal frigo il nostro burro. Guardate come si è compattato bene! Ma guardate com'è venuto bene il nostro burro, ragazzi! Da 1 litro di panna ci sono venuti 370 g di burro. Niente male, vero? Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!